Perfetto. Quello che è successo è quello che hai detto. Non è il momento. Non mi sbagliavo. Ho avuto un istante di esitazione. Io... L'infezione. Quella cosa dentro di me. Dentro di me. Dentro di me. Possiamo solo sperare di arginarla. Sistemato Taylor, potresti avere una possibilità, ma solo nelle strutture adeguate. Dobbiamo tenere Hendrix sotto controllo. Non è una cosa ufficiale, ma io e lui abbiamo un accordo. So che adesso sono più o meno. Mi fido del suo giudizio. So che farà la cosa giusta. Ok. Eccolo qui. Taylor si è accordato con l'Enerich, ma adesso lo tengono nella loro rotta portata, l'Elotus. Se quello che hai detto è vero, qualche ora anche noi due saremmo rimasti esattamente come lui. Sì. La città non si è arresa. Gli egiziani e la milizia civile hanno promesso di combattere al nostro fianco. Una rivolta potrebbe sorprendere l'NRC e indebolire la sua presa sulla regione. Sarà il nostro diversivo. Come loro hanno fatto alla stazione Texas. Sistemato che io, penseremo a toglierci questa roba da testa. A qualsiasi cosa. Ora stai ghiacciata, corri. Ti viene a pensare a quello, vero? Taylor, veniamo a prenderti. Ucciso Kim, si va alla stazione di sicurezza per disattivare il dente. Poi intente. Io me ne fotto della vostra rivolta. Finiscila. Non voglio dilettanti tra le palle. No, non uccidetemi. Bene. Si inizia molto bene, a quanto pare. Ok. L'NRC capirà cosa sta succedendo e porterà rinforzi da altre zone della città. Via, 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 via. Salve. Oh, che cazzo fai con quello scuro? Ma chi sono i nemici? Perché non me li indica? Il generale Akim sta parlando dal terrazzo. Ah, eccoli. Deve essere qualcosa di eclatante. Sarà la nostra dichiarazione di guerra. Scusa. Cairo attaccherà alla morte del generale. Ma voi che cazzo state a fare? Tagliata la testa, il resto del corpo si distruggerà da solo. No. Corvi, morite. Avete rotto i coglioni. Grazie. Salve. Vada giù. Madonna. Speravo in qualcosa di meglio. Fratelli, riprendiamoci la nostra città. All'attacco. Vediamo di non ammazzare alleati magari. Un pugno in scivolata. Aia, che cazzo è esploso? Ma perché voi non mi aiutate mai, eh? Ancora quelle voci di merda. Attenzione, ci sono civili nell'area. E li stanno massacrando tutti. Perché erano immortali.
Oh! Non è che ti ho beccato tre volte in testa? Ammazzali subito! Ah no, non ho il doppio salto, devo per forza fare il giro! Forza, saltiamo! Op. Come resta sul tetto? Ok. Corvo, hai rotto il cazzo, lo sai. Figa quanto siete rompi coglioni, robot. Arrivano altri NRC. Stanno isolando il piano. Dire opzioni. Ops. Oh no. Da rumore ce n'era un'altra, sì. Dov'è? Ma che ti sento? No! Fammi mirare quei cosi, no! Perché ogni volta finisce così? E non mi possono muovere, quello è il bello ogni volta. Dai! Vedo che tu mi copri sempre molto bene, Hendrix. Ogni tanto farti beccare tu da qualche proiettile e da quei cosi qua sono insopportabili. Attraversiamo il punto di irruzione. Guidaci, Kane. Il condotto porta alla stazione di sicurezza. Sopra. Davvero? Non sai darci di meglio. Vedi dei corvi anche tu? Ok, dai. Che? Mi annulla. Mi ha distrutto la DNA. Ah, quando dici irrompi, io penso irrompi, non... Perché me l'aveva tolto? Dividiamoci e lui mi segue. Sarei scemo. Sono morti tutti, sicura? Boh. Khalil, ci sono. Sovraccarico sistema in 3 minuti. Ehi, Kane. Smettila di metterti in mostra con Khalil e inizia a cercare Taylor. Concentrati, Hendrix. Abbiamo finito con le visioni. Ragazzi, potrebbe andarsene da lì senza problemi. Ma non lo farà. Cos'è? Cazzo. Lui può vederci. Non so quanto sia rimasto, davvero. Il suo cervello è andato. Ma a chi sta parlando?
Hanno preso anche fuoco i corvi, sì. Non basta avere le allucinazioni, devono essere anche brutte.